Parliamo di tasse ingiuste, di tasse inique, con gli italiani che sono sopraffatti da circa 100 tasse all'anno tra contributi diretti allo Stato e contributi indiretti. Ne parliamo con Rossella Pezzino De Geronimo, amministratore della Dasti, e ne parleremo anche con Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confeder Contribuenti, per fare il punto della situazione anche nello specifico, in attesa di una riforma fiscale importante e che ha bisogno però di un passaggio determinante in Parlamento. Tutto questo avverrà, intanto vi proponiamo le interviste. Parlando di tasse, non possiamo non parlare del rapporto tra l'imprenditore privato e lo Stato, la pubblica amministrazione. Se ne parla poco, spesso anche in TV da nord a sud, ma la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Noi ringraziamo per questo contributo Rossella Pezzino De Geronimo, che è amministratore d'Asti e che lavora con la pubblica amministrazione. Ci racconta la sua esperienza da 40 anni. Da 40 anni lavoro con la pubblica amministrazione, combatto per un mondo migliore, dico io, ma purtroppo i rapporti con il fisco sono veramente molto molto complicati per noi, per chi fa impresa e per chi lavora con la pubblica amministrazione. Cioè, fare impresa è già difficile, poi se si lavora con la pubblica amministrazione i problemi sono ancora più grossi, perché lo Stato pretende, quindi il committente pretende un lavoro preciso, pretende che si rispetti pedissequamente il capitolato d'oneri, eccetera, e i servizi che devono essere resi a regola d'arte, ma di contro noi si chiede una sola cosa, di essere pagati puntualmente, così come prevede il contratto. Il contratto prevede un pagamento a 30 giorni piuttosto che a 60 giorni. E invece lo Stato, il committente, quindi diciamo anche l'ente locale, non rispetta questi tempi, diciamo, le modalità di pagamento convenute sulla base di un contratto. Questo ci mette in grandissima difficoltà, perché per poter partecipare alle gare d'appalto bisogna dimostrare di avere il DURC in regola, bisogna quindi pagare tutti quelli che sono gli oneri contributivi, bisogna pagare i tributi, perché se non si è in regola con il pagamento dei tributi o non si dimostra di non avere carichi pendenti, è chiaro che non veniamo pagati, cioè i mandati di pagamento vengono direttamente, non arrivano a noi ma arrivano direttamente allo Stato, perché Equitalia dà queste disposizioni. Quindi significa che rischiamo anche il penale, perché se noi non siamo in regola con le ritenute, per esempio, che dobbiamo pagare per i dipendenti, io rischio il penale, quindi devo poi dover dimostrare di non avere pagato perché a mia volta aspettavo soldi da parte del committente. Quindi questa situazione di assoluta mancanza di par condicio mette l'imprenditore in grandissime difficoltà. Quali potrebbero essere i rimedi? Guardi, i rimedi sono pochi ma chiari. Allora, si dovrebbero poter usare i crediti certificati in piattaforma MEF per compensare tali crediti con i debiti tributari, contributivi, di ritenute. Tutti i pagamenti dovrebbero essere autorizzati dallo Stato in maniera normale. Non dovremmo pagare sanzioni ed interessi, perché se noi non paghiamo le tasse puntualmente non è che siamo evasori. Non siamo evasori, noi vogliamo essere pagati puntualmente. Se noi non siamo pagati puntualmente, è chiaro che noi preferiamo pagare il resto, cioè le spese correnti, e non pagare ovviamente il nostro debitore, cioè o il nostro creditore, non so come dire, no? È normale. Se io devo dare dei soldi e lei me ne deve dare a me, cosa fa? Compensiamo, certo. Mi sembra logico, certo, questo. Certo. Ecco, con lo Stato tutto questo non è possibile, perché lo Stato ci carica di sanzioni e di interessi e consente la compensazione non diretta con i debiti correnti, crediti e debiti correnti, no, ma con le solo quando nasce la cartella, solo quando quindi il debito viene iscritto a ruolo. A questo punto ci sono gli interessi di default. Bene, lo sa il debito tributario che dovrebbe essere
è pattuito del 30%, no? In Italia questo mi sembra che sia la percentuale prevista. Ecco, per via di queste sanzioni, interessi, ritardato pagamento per ritardato pagamento, noi arriviamo al 78% sulla sorte capitale. Quindi qual è quel conto economico che può sopportare un carico così elevato e un rincaro così? Si può solo fallire, mi consenta. C'è il rischio anche del penale. E questo l'ho detto prima, perché naturalmente se io, alcuni pagamenti se non vengono fatti si rischia il penale. Si rischia il penale, significa chiamare l'avvocato, andare in tribunale, essere trattato come un delinquente, quando in realtà io non sono una delinquente. Io sono un imprenditore che vorrebbe fare bene il suo lavoro, tra l'altro noi siamo... La nostra è un'impresa etica, abbiamo il rating di legalità, quindi non è che voglio dire noi siamo, non ricicliamo denaro sporco perché non fa parte del nostro core business, eppure noi siamo continuamente tenuti sotto scopa a rischio fallimento perché lo Stato pretende che noi paghiamo puntualmente tutto, se non paghiamo puntualmente possiamo rateizzare solo la cartella e con sanzioni elevatissime, e quindi noi è chiaro che... Non possiamo mai pagare i nostri debiti correnti. Ti ricorda qual è il problema con l'Auto Messina? Cioè arriviamo, credo, a una cifra incredibile. Allora, lei come amministratore degli interessi. Ecco, sì, ecco, non abbiamo discusso questo. Degli Auto. Un'altra cosa. Mettiamo per ipotesi appunto che io avanzi dei soldi, e che non, per esempio 15 milioni di euro, che non mi vengono pagati dal mio committente. Bene, se io, mentre io devo pagare le tasse, come già abbiamo detto, e guai se non le pago, e le sanzioni e gli interessi immediatamente salgono senza che io possa fare alcunché, se io voglio avere i soldi da questo ente che mi deve 15 milioni, gli interessi per ritardato pagamento non è che me li danno direttamente di default e li sommano alla sorte capitale del debito che mi devono. No, bisogna che io faccia causa. Questa causa deve fare il primo grado di giudizio, deve fare il secondo grado d'appello e deve fare anche la Cassazione. Cioè, rendetevi conto di come si possa mai pensare di andare avanti in queste condizioni. E tanti imprenditori gettano poi la spugna. Ma tanti imprenditori gettano la spugna non perché lo vogliano fare, ma perché sono costretti a farlo, perché chi fa impresa, chi ha nell'animo la volontà di fare, di contribuire, di gestire in proprio un'attività, non è che chiude così perché improvvisamente decide di non volerlo fare più. Qui se si chiude perché non si può più andare avanti, perché non si possono più rispettare gli impegni, i debiti correnti, cioè la spesa corrente. Che quantomeno, visto che sono debiti, crediti inesigibili per le imprese, quantomeno si possono compensare, quindi che venga fatto un emendamento preciso, un chiarimento nelle leggi varie, che, dove si dice che gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, sono degli enti pubblici di tipo non economico e i debiti che hanno contratto sono compensabili con i crediti certificati delle imprese. Noi riconosciamo meriti a Draghi, al governo Draghi, ma non accettiamo che l'unico interlocutore di questo governo, per cui va tutto bene, sia Bonomi e la Confindustria, che ovviamente hanno interessi assolutamente diversi dall'intero sistema paese. Detto ciò, io credo che sia, almeno dai documenti che fin qui abbiamo potuto leggere, a partire dalla famosa indagine conoscitiva fatta dalla Sesta Commissione permanente del Parlamento sulla delega fiscale, alcune affermazioni di principio che tenderebbero a riformare l'IRPEF, a riformare l'IRES, a riformare l'IVA, ma non avendo chiaro come avverrà questo e non toccando sostanzialmente i punti principali come la riforma vera della riscossione che dovrebbe starci dentro la delega fiscale, la riforma del sistema sanzionatorio, la riforma mettendo a regime il diritto alla compensazione delle imprese e dei contribuenti che ne hanno diritti, senza marchingegni tali che consentono poi allo Stato di giocarci e di prendere tempo. Per cui arriviamo di fronte a questa scadenza e dopo 2 anni di pandemia, e perché ce lo chiede l'Unione Europea anche di fronte al fatto che ci dà i soldi del PNRR,
senza che il Paese sappia nulla, e il Paese sarà costretto ancora una volta a subire probabilmente le scelte che verranno fatte da soggetti che ormai, purtroppo, questo è il dato negativo e terribile di cui dobbiamo prendere atto, non hanno un contatto col Paese reale. Una cosa che bisognerebbe che la riforma contenesse è che di default si possa avere l'imprenditore che lavora con la pubblica amministrazione e che avanza crediti dalla pubblica amministrazione deve poter utilizzare i crediti certificati in piattaforma direttamente, di default, sempre, e non aspettare un decreto aleatorio che viene fatto annualmente, perché vi sono sempre dei periodi scoperti durante i quali noi non possiamo compensare e quindi dobbiamo mettere soldi, e non li abbiamo questi soldi, perché i soldi che noi abbiamo li adoperiamo per le spese correnti. Quindi è un ulteriore, come dire, aggravio, è un ulteriore, noi vorremmo che il fisco fosse meno nemico, ecco, noi vorremmo un fisco, uno Stato più vicino a quelle che sono, non si può, più etico, non è possibile caricare, che lo Stato pensi solo a mettere a posto il proprio bilancio e non pensi a chi fa impresa e che avanza soldi da questo Stato. Quindi noi dovremmo poter compensare sempre e comunque con i debiti correnti e non con i debiti iscritti a ruolo, perché gravitano le sanzioni, no? Si moltiplicano, certo, le sanzioni di interessi, e questo secondo noi è una cosa veramente che si deve fare. Poi è chiaro, ci vorrebbe una rottamazione quater per tutti quelli che sono i debiti dal 2015 al 2020, se ne parla, discute e tutto quanto, però ancora non si è fatto nulla su questo punto, e la rottamazione quater è, secondo me, per chi soprattutto come noi avanza dei soldi dallo Stato, è una carezza che lo Stato fa in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, perché parliamoci chiaramente, comunque abbiamo sofferto tutti, ci hanno sottratto 2 anni di vita, e quindi lo Stato deve fare anche qualcosa per chi lavora, per chi lavora per lui, ecco, deve venire incontro. Ecco, e a proposito di venire incontro, possiamo chiudere questa nostra intervista ricordando e sperando che lo Stato o le agenzie delle entrate non tratti gli italiani come nemici da perseguire. Sì, io credo che il fisco, lo Stato deve essere... Draghi ha detto una cosa, che non è il momento di prendere, ma è il momento di dare per lo Stato. Lo vorremmo vedere realmente, ma non si può fare non si possono fare due pesi e due misure, chi sì e chi no. Cioè, perché aiutare solo alcune categorie e non aiutare la ripresa di un'economia sana come può essere quella della che lavora per la pubblica amministrazione, che produce, che dà, perché dico, io sono, appartengo alla categoria di persone che dico che un imprenditore debba non solo prendere, quindi pensare al proprio utile, ma deve anche restituire qualcosa al territorio. Quindi se lo Stato aiutasse realmente le imprese che lavorano per il proprio territorio, potrebbe anche, ecco, ricevere qualcosa la comunità che invece in questo momento siamo tutti col cappio al collo. Tutto questo ciò. È il Paese, non è la solita battuta da dire, si paga pure la tassa sull'ombra, voglio dire, per cui siamo al ridicolo, e lo siamo anche di fronte alle tante tasse e imposte che si pagano agli enti locali per la qualsiasi, cioè è diventato incredibile questo fenomeno, per cui il riordino dovrebbe prevedere anche una semplificazione del numero delle tasse, rendendole estremamente, voglio dire, semplici e meno onerose, perché se devi avere un certificato, devi fare qualcosa che riguarda un immobile, in Italia è diventata una follia, ovunque, per qualsiasi cosa devi pagare, per qualsiasi atto devi pagare. Stanno discutendo nella delega fiscale di aumentare anche le rendite catastali, che significherebbe follia, perché costituirebbe una vera patrimoniale che va a colpire senza alcuna distinzione i grandi patrimoni dai piccoli patrimoni o alle imprese, voglio dire, con difficoltà incredibili. Non si fa una riforma seria delle accise, per cui noi continuiamo a pagare ad alto costo l'energia elettrica, continuiamo a pagare ad alto costo la benzina e così via, perché le accise incidono.
E per cui è di questo che bisognerebbe parlare, per fare sempre e rendere sempre più competitivo il sistema Italia, specie in questo momento in cui il sistema Italia riesce all'estero ad essere fortemente competitivo e a vendere sempre più prodotti. Se passasse la logica degli aumenti, per esempio l'energia elettrica, noi andiamo a tagliare le gambe alle imprese che vogliono produrre e che vogliono creare ricchezza nel paese. Allora questa riforma deve essere una riforma strutturale, che non deve piacere agli ai tecnocrati di Bruxelles, deve piacere al paese, perché noi rendiamo un servizio anche a Bruxelles rafforzando l'Unione Europea, perché se l'Italia diventa più competitiva riusciamo ad essere più certi di poter mantenere gli impegni con Bruxelles. Il PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, aiuterà alla ripresa reale il paese a proposito di tasse, oppure non cambierà nulla? Questo è un parere proprio personale. Io credo che se verrà gestito come Dio comanda, è chiaro che porterà ad una ripresa. Il problema è che noi dobbiamo toglierci il vizio che i fondi comunitari, che in questi anni sono stati tanti, e sono stati dati tanti soldi in Italia, non sono stati utilizzati in maniera intelligente come hanno fatto altri paesi. Cioè, qui abbiamo preferito fare il corso di formazione su come leggere le targhe delle auto, non è una battuta, è una cosa, e dunque tanti corsi che hanno sprecato milioni di euro, e non abbiamo pensato alle opere strutturali, che so, la Spagna ha realizzato l'alta velocità con i fondi comunitari, mentre noi sprecavamo a destra e a manca, e così via. Allora il punto è, il PNR deve davvero essere un momento in cui si programmano le opere strutturali per il paese. Per fare questo, allora iniziamo per esempio a partire dal fatto che dobbiamo mettere in moto un meccanismo virtuoso della ripresa del lavoro, partendo anche dal mettere in discussione questo maledetto, io lo dico, reddito di cittadinanza, che se è vero che per una fascia poverissima, fra l'altro non gli arriva, ma dovrebbe servire ad ammortizzare le fasce poverissime, e i fannulloni escano da casa e si mandino a lavorare, perché se non vogliono andare a lavorare, altrimenti si prendono sanzioni serie, e voglio dire, questo reddito di cittadinanza oggi lo prendono i figli e le mogli di coloro che sono condannati al 41 bis, lo prendono le famiglie dei mafiosi, questa è una vergogna, ma lo prendono centinaia di migliaia di cialtroni che non amano lavorare. Partiamo da queste riforme, rendiamo questo paese competitivo, siamo un grande paese, un paese che ce la possiamo fare, guardiamo con ottimismo ai livelli di crescita, di sviluppo, e basta con questo assistenzialismo bieco fatto, ritornando a come vengono utilizzati i fondi europei, a strumenti come corsi di formazione inutili, formazioni che non servono a niente. Guardiamo al salto tecnologico, guardiamo a tutta una serie di cose. Riordiniamo la logica dei crediti d'imposta, salvaguardiamo i super bonus e quant'altro, ma anche rispetto alle imprese. Oggi esistono una miriade di crediti d'imposta, che so, esiste un credito d'imposta e ti hai i soldi se tu rivaluti il marchio dell'azienda, che dà un sacco di soldi alle aziende e gli risolve alcuni problemi, ma è gestito malissimo perché non si conosce, oppure ne approfittano solo coloro che poi hanno le aziende in default perché gli si rivaluta il tutto. Allora ridiamo logica, io non voglio entrare nel tecnicismo, ma ridiamo logica alle decine di... anche sulla formazione ci sono un sacco di crediti d'imposta, ma che diventano spreco a cascata e non risolvono veramente i problemi alle aziende.